Vacanza sospirata, ma spesso ad un costo diverso da quello calcolato magari mesi prima, con taccuino, penna e calcolatrice alla mano. Si avvicinano le ferie, i biglietti aerei rincarano in modo improvviso per via di qualche sorpresa che compare qua e là e che comporta costi aggiuntivi a tradimento. Il quotidiano La Stampa pubblica una serie di segnalazioni arrivate al quotidiano relative alla riduzione da 48 ore a solo 2 prima della partenza del tempo a disposizione per fare il check-in online con Ryanair. Se si pensa che il 73% dei viaggiatori, secondo una recente indagine di Booking.com, portale dedicato alle prenotazioni in rete, usa la tecnologia per organizzare le vacanze, la notizia desta una certa preoccupazione. Questo può non essere un grande problema all'andata, ma invece al ritorno, magari da posti sperduti, dove la connessione è difficile, avere meno tempo rischia di compromettere l'operazione, di costringere quindi il malcapitato a pagare un extra per fare il check-in tradizionale in aeroporto. Il quotidiano pubblica anche la risposta che ha dato Ryanair circa questi futuri rincari. Da mercoledì 13 giugno il check-in online per i clienti che non scelgono i posti riservati sarà disponibile da 48 ore a 2 ore prima della partenza. Questo è il doppio del periodo di check-in di 24 ore offerto da altre compagnie. La compagnia low cost britannica però è sotto indagine da parte dell'antitrust per verificare eventuali pratiche scorrette su nuovi parametri relativi ai bagagli a mano che, secondo la denuncia fatta dal Codacons, sembrano fatti apposta per costringere i passeggeri a spendere di più. Solo chi acquista l'imbarco prioritario da 5 euro ha diritto infatti di portare il trolley. Tutti gli altri devono lasciarlo agli addetti per il caricamento in stiva.